Ciao a tutti da Max Nova. Prima di schiodarmi da questa panchina, decisioni importanti devono essere prese qui e subito, possibilmente velocemente, perché davanti a me ho le porte dell'infinito. Nel senso, potrei proseguire qua a destra della panchina dove c'è Cornifer, andare a vedere cosa c'è su per le guglie tra le vette della città delle lacrime. Potrei tornare dalle signore delle mantidi e andare oltre il portone. Potrei tornare alla stazione della regina per vedere se con l'artiglio di mantide posso infilarmi in qualche posto particolare, perché mi sa di sì. Potrei eventualmente imbroccare il cunicolo buio che porta a est dei sentieri dimenticati. Potrei riscalare il passo del re sempre con l'artiglio di mantide. Oppure c'è la botola qua di sotto. Chiave semplice nella botola. E poi giù. Facciamo così, intanto torno a Pulveria e analizzo un po' la situazione, magari apro la porta a destra con la mia chiave semplice, ne acquisto un'altra da Sly e poi vedrò il da farsi. Ci sono tante cose che potrei... C'è Bretta, che beh, arrossisce se ci si siede vicino a lei. Comunque, Tomaschio? cosa posso prendere di bello da Sly? Le robe importanti. Allora, in ogni caso, alla stazione della regina ci passo. Tomaschio? Perché c'è un pezzo di maschera. Altro Tomaschio? frammento di ricettacolo, altra chiave semplice. Ah, sempre in cerca di qualcosa da comprare? Il peso dei zio ti rallenta? Purtroppo hai già comprato tutto quello che ero disposto a venderti, non mi resta più niente. Credo di avere ancora qualche vecchio gingillo in magazzino, ma ho perso la chiave un po' di tempo fa. Quindi niente più affari tra di noi, almeno per ora. Ora va e lasciami passare del tempo con tutti i zio che mi hai dato. Volentieri. Non mi mancheranno. Quella bella signorina è ritornata, devo ammetterlo, non credevo fosse ancora viva. Sembra avere una grande opinione del suo salvatore, da quando è tornata non ha smesso di esaltare quel prode guerriero. Deve essere sceso di nuovo giù mentre riposavo, che peccato, avrei tanto voluto incontrare un insetto così valoroso. Ce l'hai davanti a te, non per tirarmela, però. Spero che tu non sia rimasto troppo deluso dalla nostra piccola città, viaggiatore, anche se adesso è un posto tetro, in passato era molto più accogliente. Sta parlando della... quella delle lacrime? L'accesso al reame è stato vietato molto tempo fa, presumibilmente a causa di una grave calamità. Molti cancelli sono stati chiusi, ma si può ancora entrare attraverso il vecchio pozzo. Nel corso degli anni, in molti hanno utilizzato il pozzo per aprirsi una strada attraverso le rovine. Viandanti, ladri, avventurieri. Curioso come in pochi abbiano fatto ritorno. Forse hanno trovato quello che stavano cercando? Bah, non sono così ingenuo. Di sicuro sono stati tutti inghiottiti. Ci sono innumerevoli pericoli in quelle profondità. La grande capitale di Nido Sacro è la meta finale di gran parte degli insetti coraggiosi come te. Ah, ora sta parlando. Ah, il villaggio di prima era quello che parlava dove c'era Salubra, ok. Vuoi portarti via i suoi tesori, vero? Deve esserne stracolma. La città si trova proprio al centro del reame, ma ho sentito dire che le porte sono sprangate, perciò entrarvi sarà un'impresa. Anche una minima parte di quella fortuna basta a rendere un insetto ricchissimo. Malgrado la mia età avanzata, ne ho visti solo pochi riuscire a farcela. Beh, con tutti i pericoli che si incontrano per le strade. Ok, robe della panchina, vado a fare acquisti da... non lo so. Papanara. Iselda. Sì, potrei anche prendere tutto. E qui adesso la mappa si illumina di brutto perché... Ancora più puntini, ancora più cose. No, vabbè, questi sono segnalini. Questi non aggiungono nulla, li sto prendendo letteralmente proprio per collezione. Papanara. Sei in cerca di nuovi strumenti? Ne hai già comprati tanti. Sfortunatamente, per ora non c'è nient'altro in vendita. Hai ripulito il negozio. Senza dubbio, Cornifer sarà contento. Ma mi chiedo cosa ci farà con tutti quei Gio. C'è altro? Papanara. Ok, nada. Anzi, pappa nada. Giustamente. Questa è la casa di Bretta.
Beh, non devo tornare alla stazione della regina. Maschera per me. Che ha costruito una replica di stoffa di me? Il Salvatore Bianco. La fanciulla si svegliò nell'oscurità, confusa, allungò la mano, rocce appuntite la circondavano e il caustico acido ribolliva sotto di lei. Quale incubo l'aveva portata in quel posto? Che speranze aveva di uscirne viva? Fu certa di essere giunta alla sua fine e la disperazione la colse finché non vide una luce lontana, un puntino luminoso e brillante che si avvicinava rapidamente. Superò maestosamente gli spuntoni, balzò al di sopra delle ustionanti acque e si diresse verso la fanciulla. Finalmente vicina, la figura si rivelò in tutta la sua lucente grazia. Un essere magnifico con delle corna appuntite ed un bianco splendente. Tese le sue braccia verso la damigella, avvolgendola, tenendola stretta a sé. Credo che abbia esagerato un po', ma è chiaro che questo racconto parla di me, suppongo. Deve essere un po' fanatica delle gesta cavalleresche, ecco, insomma, diciamo così. Beh, bando alle ciance, adesso è ora di occuparci di questa porta. Candele. Vedo degli occhi. Chi sei? Benvenuto, piccolo intruso. Ho dormito qui dentro per un bel po' di tempo. Forse troppo? Ah, sì, sì. Beh, ora tu mi hai svegliato, ma non fa niente. Potrei perfino esserti d'aiuto. Mi chiamo Gigi, e se sei arrivato qui da me ci deve essere bisogno del mio aiuto. Vedi, talvolta ci lasciamo dietro dei rimpianti in questo mondo come delle macchie nere. Se non affrontiamo questi rimpianti, la speranza inizierà ad abbandonarci. E tu hai dei rimpianti, piccoletto? Lascia che ti guardi dentro per un momento. Ah, da quel che vedo non hai rimpianti, sei molto fortunato. Non hai bisogno dei miei servizi. Sembri essere libero dei rimpianti, non hai bisogno dei miei servizi. Addio! Beh, eventualmente un giorno ne avrò bisogno. C'è altro qui? No. Oh beh, tutto qui allora. Sto pensando, perché no? Perché non lanciarmi giù nel pozzo e andare a recuperare qualche ricompensa anche dal brucone? Provvedo subito. Il fatto è che non vorrei esagerare troppo col backtracking, però, perché sennò ci metto troppo. Un altro pezzo di maschera? Sì. Wow. Quindi, se io andassi a prendere anche quella della stazione della regina... Il canto larvale! Questo amuleto è rotto, è sbroccato. Allora, lo leggo. Sì, ok. Senza sbagliare, magari. Lo leggo e poi vedo un attimo il da farsi. Ci sono le larve! Ok, ho capito. Non posso leggerlo in pace. Racchiude la gratitudine delle larve liberate. Assorbe anime quando si viene colpiti. Sì, questo fa. Ed è bello sbroccato. Praticamente quando tu vieni colpito e sì, prendi danni, perché non è che puoi liberartene dei danni che subisci, almeno non così facilmente. Beh, una parte del danno viene convertita in anime e può andare anche in combo con altri amuleti. E al costo di un solo slot è veramente, veramente sbroccato. Un bel sigillo di nido sacro direttamente qui dal pozzo, il che non è male. Potrei andare anche da Salubra, intanto che ci sono. Magari posso prendere un altro slot. Ora sto decisamente esagerando con il backtracking, però. Ma la tentazione... No, anzi, ho preso una decisione. Magazzini della città. E si va per le vette della città. Bene, amuleti. Via, via. Marchio dell'orgoglio. E porca miseria, dovevo proprio passare anche da Salubra. Mannaggia a me. Non è un problema, me la caverò anche con il recoil.
Bene, vuoi via, vuoi via, vuoi via. Adesso non ho tempo. Si torna da Zote, che non c'è, ma è lo stesso. O forse c'è ancora? No, se n'è andato. Beh, Cornifer però è ancora qui. Io prendo questa panchina e poi devo fare il giro da sotto. Ah, tu ci sei ancora però. Sì. Ok. E questa è la porta che cercavo. Qui l'atmosfera è diversa. E c'è anche un ospite abbastanza sgradito. Questo è un insetto molto particolare, molto molto simile a me, perché è in grado a quanto pare di manovrare le anime. Benvenuti al Soul Sanctum, detto anche Sacrario delle Anime. Qui succedono cose strane. Però, oh, sono dall'altra parte di corni. E qui ci sono un po' di crepine nel muro. Forse vale la pena pastrocchiare un po' con l'ascensore. Certo che ne vale la pena. Qui di sopra c'è una porta con una maschera un po' strana, ornata di un metallo lucente. C'è una fessura per una specie di chiave. Non è una chiave semplice, però. Se la porta ornata, sarà una chiave ornata, con molta probabilità. Notare queste bellissime vetrate col simbolo di nido sacro. Facciamo così. Nuovo nemico. Un blob. Qualcosa di particolare. Lì è chiuso. Chiamo l'ascensore che non si sa mai. Chiamo l'ascensore. Oh no, è già qui. Però ce n'è un altro. Ok. Questa cosa del TP sta iniziando a diventare abbastanza fastidiosa, eh? Sì, ok. Se non mi incarto magari è meglio. Questi sembrano diari del... diari del viaggiatore. Ah sì? Ah sì? Scendi giù. Che ti devo dire una cosa. Molto particolare come loro abbiano un terzo occhio in fronte. E lì sembra esserci qualcosa di particolare. Registro ABA. Non ALBA ma ABA. Che a volte si rischia di leggere troppo veloce. La mente ci limita ancora. Come superare tali costrizioni? È realmente possibile ottenere una concentrazione pura? Una concentrazione tipo questa? Però ancora più potente? Non saprei. Dipende da cosa studiava chi stava qua dentro. A quanto pare qua dentro c'era gente che si allenava nel controllo delle anime. E tu chi sei? Beh, più o meno ne ho una vaga idea. Ha una tecnica molto interessante. Di sicuro, colpendolo solo con la culio non otterrò molto. Guarda che ricambio, sai? Non è durato molto. Beh, magari di lui è meglio leggere qualcosa. Potrei scoprire cose. Guerriero delle anime. Oh, ce n'è ancora un altro in giro. Beh, comunque sì, a quanto pare usa la forza delle anime per aumentare le proprie abilità. Allora, qua di sotto dovrebbe esserci, a un certo punto, la leva del passaggio indietro. Come si chiamano quei cosi? Manipolatore di anime. Un mago. Sì.
Tu invece com'è che ti chiami? Errore? Insetto una volta intelligente reso poi deforme dalla bu. Ok. Qua dentro ci andavano forte con gli esperimenti. Ehi! Respawnano subito. Ok, comprendo. Toh, ecco a voi un bel modo di usare le anime. Ma. Ecco. Mannaggia la miseria. Lo voglio anch'io il proiettile che tracca. Bastardo. Dove sei? Certo. Aspetta. Vieni qua che ti devo dire una cosa. Sì? Perfetto. Porta. Ascensore. Sì? Ne spawnerà uno da dietro? Alla carogna maniera? Mi stupivo del fatto che la culo non ci arrivava. Ok, devo fare proprio il giro lungo, eh? Sì? Certo. Spara qui. Che un colpo lo reggo. Qui hanno bloccato l'entrata accatastando roba. Certo. Sì. Chiaro. Una vetrata incrinata. Questa è intera. Allora, intanto punto alla leva. È la cosa più sensata da fare. E ho una scorciatoia. Posso proprio distruggere tutto. Qui di sopra? Oh. Questi volano. Sono errori volanti? Vieni qua, blobbino. Finito? No. C'è qualcosa qua a destra. Una specie di motore. Dominatore di incantesimi. Certo. Lo vado a leggere in un posto un po' più tranquillo. Qui può andare. Amuleti, di qua. Riflette il desiderio del sacrario delle anime di poter padroneggiare le anime. Migliora la capacità di lanciare incantesimi riducendo il numero di anime necessarie per farlo. Una combo letale con la pietra sciamanica. Molto interessante. Se dicessi riconosco questo posto, sarebbe la cosa più veritiera? Ed è anche molto figo perché qui sono veramente in cima alla città. E lì sta arrivando... sono il conte Dracula! Citazione obbligatoria. E invece no, è il maestro delle anime. Allora, questo coso... è... lento, ma anche un po' bastardo perché fa le finte. Sì. Certo, ok. Qua sono stato pirla io. E posso curarmi. Te. Sì. Finta. Cominciamo? Sì. E niente, lento. Ok. Sì. Sì. Perfetto. Vieni qua che ti devo dire una cosa. Sì. Non ti vedo bene. Vabbè, non... Sì? Passa un attimo da una parte all'altra che ti devo dire una cosa. Ok.
ci sta che prendo un po' di danno. Ottimo. Chiaro. Andato. È stata una cavolata. Ah, un nuovo potere. E invece Fintone. Fase 2. Ok, ora è un po' più incavolato. Nulla di pericoloso visto che ha perso la shockwave. Però fa questo. Stavolta è andato una volta per tutte. Il diario parla chiaro. Impeto devastante. Premi B mentre tieni premuto giù per colpire il terreno con un'esplosione di energia. Gli incantesimi... Ok. E il ground pound. Ora posso rompere i terreni incrinati. Notare la enorme quantità di cadaveri accumulati in questo posto. Credo che il signorino qui presente nascondesse questo genere di conseguenze ai suoi esperimenti con le anime, del tipo doveva pur prenderle da qualcuno, no? Magari di lui leggo qualcosa al volo. A capo del sacrario delle anime accumulava anime sperando di riuscire a respingere l'infezione di Nido Sacro, ma è stato corrotto dal loro potere. Gli insetti di Nido Sacro tentarono ogni tipo di rituali e trucchi magici per liberarsi dell'infezione, ma non è servito a nulla. Forse l'infezione proveniva da qualcosa che era dentro di loro e a cui non potevano sfuggire? Complimenti per la deduzione, cacciatore. In quanto a questo tizio, beh, molto molto peculiare. E per questo non lo biasimo. Ora dovrò trovare qualcosa di interessante, o comunque un modo di tornare indietro. Qualcosa di interessante l'ho appena trovato. Ecco, chiaro. Ci doveva essere anche un altro errore, orrore. Io li chiamo ordori perché... Quello volante come si chiama? Insania, ok. Ma io li chiamo orrori, tanto più o meno lo sono. Per fortuna ho le anime giuste per fare un saltino. E si fa così. Perfetto. Certo, stavolta devo evitare di curarmi. Magnifico, potevo curarmi e non lo sapevo. Però... No, qui è da dove sono venuto, quindi... Giù! Diciamo che qui c'era tanta roba. Una voce completata, beh, così ho... meno roba da fare off camera per la prossima volta, perché la prossima volta pulisco bene questo posto e magari tiro giù anche qualcosa nella città delle lacrime. Eh sì, la prossima volta una bella lettura di entry del diario, non ce le cava nessuno. Il pavimento è incrinato. Aia, cimitero 2, la vendetta? Mi sa di sì. Qui sono tanti. C'è addirittura una grotta fatta di cadaveri, fantastico. Perfetto. Altra leva. Nah. Che mi fa comodo perché, beh, ho lasciato un collega lì di sotto. Provvediamo al salvataggio. Magnifico. Sì.
Oh, c'era un corridoio. Ok, una galleria sotto di lui. Sto benissimo. Non sto pensando troppe cose contemporaneamente, no. Sto solo pensando quale altre delle 6 strade dovrei prendere dopo questo sacrario. Strano che qui non ci sia nulla. Appunto. Fin qui tutto a posto. E sono sbucato qui, dove c'era il guerriero delle anime. Quindi... beh, molto semplice la cosa. Anzi, potevo anche prendere l'altra uscita. Di sicuro una visita da Lem non me la cava nessuno. Oppure potrei anche dire che abbiamo già letto abbastanza roba per stavolta. Certo, perché no? Perché non fare così? Ha senso. Tra l'altro Corny se n'è andato. Magnifico. E allora... farò così. Sì. Direi che per stavolta è abbastanza. Bye bye a tutti per la prossima volta. Che sia arrivato il momento di andare a est dei sentieri dimenticati? Perché no? Beh, se non l'ho già detto, bye bye a tutti.